Un'opera mai terminata della superstrada Fano-Grosseto in provincia di Pesaro e Urbino ed è proprio alla guinza che Giorgia Meloni ha voluto fermarsi per la prima tappa del suo tour a sostegno del candidato governatore del centrodestra Francesco Acquaroli. La leader di Fratelli d'Italia ha ricordato che il cantiere è iniziato nel 1990, ben 30 anni fa, e oggi, essendo cambiata la normativa di riferimento, questa galleria quasi finita non è più a norma. Nonostante si stimano quasi 300 milioni di euro spesi per costruirla, per realizzarla, è ancora ferma. Allora noi siamo venuti in questo luogo simbolo per ricordare che lo sviluppo infrastrutturale è un'assoluta priorità di Fratelli d'Italia, che una regione come le Marche, che è al centro di questa nazione, non può permettersi l'isolamento nella quale una cattiva politica l'ha relegata in questi anni, e che invece vogliamo lavorare esattamente su e prevalentemente sullo sviluppo infrastrutturale di questa regione. E dalla viabilità al servizio sanitario, il secondo flash mob di Giorgia Meloni si è svolto di fronte all'ospedale di Fossombrone. L'obiettivo di Fratelli d'Italia è quello di riscrivere il piano sanitario regionale. Questo, ha detto l'ex ministro, è uno dei tanti presidi depotenziati da una sinistra che ha chiuso almeno 13 ospedali creando pazienti di serie A e di serie B. Se ti senti male di notte, se accade qualcosa, devi fare chilometri e chilometri, perché l'unico ospedale vero che esiste è quello di Pesaro, l'unico pronto soccorso, l'altro pronto soccorso a Urbino, e per tutto l'entroterra non c'è niente. È il risultato di una riforma voluta dalla sinistra e gli ospedali unici provinciali, cioè grandi concentrazioni che in qualche maniera lasciano centinaia di migliaia di cittadini senza diritto alla salute, che noi vogliamo completamente ribaltare. Anche il coronavirus, ha spiegato la Meloni, ha dimostrato che la sfida della sanità è una presenza capillare con una rete della salute su tutto il territorio regionale. Noi, ha precisato Acquaroli, vogliamo ripristinare i servizi. Crediamo sia fondamentale per tenere le comunità unite e forti, per evitare lo spopolamento e per garantire i servizi essenziali di cui queste comunità hanno assolutamente bisogno. La sanità deve essere spalmata e deve essere in grado di sostenere tutto il territorio regionale e non può essere un privilegio di qualcuno. Noi non vogliamo più riforme ideologiche, ma vogliamo riforme che siano calate sulla realtà e nella quotidianità e sappiano rispondere alla quotidianità dei nostri concittadini.